Beh, io ho lasciato il vecchio Crotone che mi piaceva come giocava e l'ho ritrovato che ha fatto una gran bella partita contro una capolista, ma io lo sapevo perché comunque i giocatori ci sono, mi aspettavo una grande partita da parte del Crotone. E anzi speravo anche una vittoria, perché c'erano le carte in regola, insomma. Penso che la prima partita forse a Sassuolo abbiamo. Ho pagato, forse ho fatto qualche errore, abbiamo fatto qualche errore di reparto anche, ma penso che di potermi ritenere soddisfatto. Con Beppe mi sono trovato subito bene, lui è un gran giocatore, e quindi io sono soddisfatto. Poi fase difensiva comunque ci comportiamo bene, Beati e Gallardo coprono bene davanti a noi. Il mister fa le scelte più giuste secondo lui. Se dovessi giocare, potrei giocare sia in mezzo al campo che dietro, che nei tre davanti, insomma dietro la punta. Io comunque mi metto sempre a disposizione, mi trovo bene in entrambi i ruoli, vediamo cosa pensa il mister, insomma. Ci sono elementi di valore che stanno trovando ora meno spazio, ma il campionato sappiamo ci sono 42 partite, quindi chi sostituirà chi non giocherà o quelli che entrano a partite in corso, vediamo, che comunque hanno sempre un apporto positivo, vuol dire che fisicamente sono pronti, fisicamente e mentalmente stanno bene, quindi è importante questo. Beh, senza dubbio per me il Crotone deve essere un trampolino di lancio sia per quanto riguarda la nazionale che proprio per una formazione mia, e se qui riesco a giocare, dato che comunque l'Under 21 non sta facendo benissimo, credo anche un pochino di meritarmelo una convocazione Under 21, dato i trascorsi anche con la nazionale Under 19 e Under 20. Ero contento quando sono venuto qua e sono più contento, ancora più contento adesso dopo 9 partite dove ha giocato sempre, stiamo andando direi bene, anche se la classifica comunque è un po' bugiarda, però stiamo giocando bene e abbiamo visto che siamo un'ottima squadra e questo ci deve dare fiducia per il futuro, per il proseguo del campionato.